Va bene, allora adesso inizieremo già a vedere dal primo libro una breve rassegna, comunque un breve commento. Questo libro è molto in sintesi, come già dicevo, come vedete, è molto smilzo, è comunque un libro, diciamo, che consiglio di leggere per una persona che appunto volesse farsi un'idea molto sintetica su tutta l'evoluzione che c'è stata, anche in merito al discorso di quello che comunque noi pensiamo sia malattia, rispetto comunque ai secoli precedenti. Qui peraltro ci sono anche comunque dei capitoli, per dire, dedicati anche ad altre culture, per dire, alla medicina indiana, quindi comunque alla medicina cinese, ecco, vedete un po', non è un discorso solo sul merito, comunque su un discorso di analisi della storia della medicina in Occidente, ma anche parlando di altre culture. Comunque adesso noi non vedremo, cioè le pagine precedenti, tutto il discorso dell'evoluzione del tempo, c'è anche ovviamente il discorso al discorso del che facevo prima della vivisezione, che comunque per un periodo era stato molto praticato, oggigiorno in realtà è stato comunque viene ancora praticata, però in realtà scatena sempre un putiferio di proteste da parte degli animalisti, quindi in realtà si tenta di evitare appunto il discorso del testare i farmaci o comunque i prodotti cosmetici sugli animali. E molto spesso, anzi, ci sono proprio dei gruppi, delle marche che riportano appunto la scritta cruelty free, quindi per far appunto intendere che loro non hanno testato questo o quel prodotto sugli animali. Comunque adesso il discorso della vivisezione non lo tratto perché dovrei comunque leggervi anche un altro libro che era più specialistico sulla questione, e sarebbero comunque delle cose che mi verrebbe un po' difficile leggere così, nel senso che sono pagine piuttosto crude, su un argomento che è veramente abbastanza aberrante, perlomeno nelle sue forme originali. Ci vuole stomaco per visionarlo, quindi adesso direi di non dirvi, ecco, non parlarvi comunque del discorso della vivisezione, che comunque, ripeto, in realtà dovrei leggervelo da un altro libro più specialistico che è stato scritto, ma di leggervi direttamente solo la sintesi del discorso, appunto, dove il libro cita l'arrivo della psichiatria e il discorso del concetto di malattia mentale. Allora, pagina 106 e successive. Lo statuto medico-scientifico della psichiatria oscilla da oltre 2 secoli tra l'aspirazione a trovare modelli empiricamente controllabili delle malattie mentali e un approccio fenomenologico o meramente clinico-empirico. Una pluralità di componenti hanno giocato e giocano nel fare momentaneamente prevalere un punto di vista che nega o che afferma la possibilità di spiegare i disturbi psichiatrici a livello fisio-patologico, ovvero sono quelli che ritengono che queste cosiddette malattie mentali siano comunque abbiano comunque una causa organica. Da rilevare che comunque non esistono degli esami scientifici veri, voglio dire della medicina, che dimostrano che Tizio tal dei tali abbia un disturbo tal dei tali, un disturbo mentale tal dei tali, perché in realtà al di là del fatto che queste etichette psichiatriche molto spesso identificano delle cose, degli stati d'animo che non sono problematici o che non sono un problema per la persona che viene diagnosticata come tale, per dire disturbo, cosiddetti disturbi ossessivi compulsivi, come li chiamano loro, non sono un disturbo per la persona che ce li ha. Al massimo per le persone che potrebbero trovarli fastidiosi, però non per le persone che ce li hanno, con cui vengono etichettate con questa etichetta. Faccio appunto un esempio per dire il disturbo, cosiddetto disturbo, che per loro è un disturbo, per me non lo è, di bibliomania, non è un problema per chi ce l'ha, perché per una persona che ha questo, diciamo, indole, non è un problema ammucchiare libri, avere tanti libri, non è visto, anzi è qualcosa che dà molta soddisfazione, dà molto felicità, quindi non è un problema, non è una cosa dolorosa del quale ci si vuole liberare. Quindi già questa cosa andrebbe appunto integrata così sul fatto che comunque anche se taluni vogliono far risalire a delle cause fisiche che dovrebbero determinare, quindi per dire uno squilibrio del cervello, che
che dovrebbe determinare la cosiddetta malattia mentale, dicevo, il disturbo del comportamento di per sé, in realtà la maggior parte di questi presunti disturbi, presunte malattie, non ha una causa fisiopatologica. Cioè vuol dire che se voi fate una lastra o le analisi del sangue al cervello di uno che è bibliomane, da quelle analisi lì non salta fuori il disturbo di bibliomania. Cioè, il disturbo di bibliomania al massimo può essere dato, diciamo così, può essere definito da qualcuno di loro che ti dica che tu sei bibliomane perché tu hai 200 libri in casa, e scatta l'accusa, la diagnosi di bibliomania. Però se tu questa persona la prendi, le fai le analisi del sangue, le fai le analisi, che so, al cuore, le analisi al fegato, ai polmoni, al cervello, non salta fuori il disturbo di bibliomania tra i parametri, diciamo, che identificano uno stato di, diciamo, di valori, per dire, del sangue piuttosto che di altre cose. Non esiste. Cioè non esistono dei parametri sballati. Per dire, se una persona vi faccio questo altro esempio, se una persona soffre di mancanza di vitamina D o di ferro, questa cosa voi la potete vedere dalle analisi del sangue. Fate le analisi del sangue e salta fuori che il valore del ferro, della vitamina D o via dicendo, è sballato, è sotto una certa soglia, quindi lì con certezza si sa che questa persona ha questo problema. Anemia e via dicendo, ipovitaminosi D e via dicendo. Ma perché quelli sono esami scientifici, cioè il problema è reale. Però se tu di questa persona le fai una lastra al cervello, le fai una diagnosi, analisi del sangue, per dire, non salta fuori il disturbo ossessivo compulsivo, no? Cioè non c'è nessun valore che identifica quel disturbo lì. Perché non c'è? Perché non è una malattia, è un comportamento. Cioè, già questo è smontato appunto gran parte della propaganda psichiatrica che appunto vorrebbe far risalire questi comportamenti come squilibri del cervello, squilibri del corpo, questo, quest'altro. Non è così. Perché se voi fate una lista, una persona che è additata da uno psichiatra come bibliomane, il cervello di questa persona non è che ha una zona gialla con scritto sono la bibliomania, non viene fuori quella cosa lì. E questo vale anche per tutte le altre cose. Cioè per tutti gli altri cosiddetti disturbi. Al massimo, ma è una cosa ben diversa, se una persona subisce una lesione al cervello, una caduta, un problema per dire di irrorazione del sangue, cose del genere, allora c'è un danno cerebrale che magari può provocare dei disturbi per dire al resto del corpo piuttosto che allucinazioni, ma lì stiamo parlando già di una cosa diversa. Cioè lì si sta parlando di un problema fisico reale, per dire una lesione reale al cervello in seguito a una caduta può provocare delle alterazioni, per dire, a determinate zone del cervello che hanno a che vedere, per dire, con un discorso di controllo, comunque di funzioni del corpo o per dire dei sogni, o anche del discorso del campo visivo. Ecco, però lì si sta parlando di una lesione ben precisa. Si sta parlando, ripeto, di un qualcosa così di astratto. La nozione moderna di malattia mentale emergeva con la svolta dualistica di René Descartes, che introdusse una separazione ontologica tra mente e corpo, con la definizione di John Locke della follia come sintomo di una patologia fisica dovuta a un cattivo funzionamento dell'interazione mente-corpo. In altre culture invece si spiegava la cosiddetta follia con la possessione degli spiriti maligni, per esempio nella cultura pre-islamica. E poi anche islamica, loro spiegavano questo discorso di comportamenti comunque fuori dalla norma tramite, ecco, causati dalla possessione dei cosiddetti jinn, che sono praticamente degli esseri soprannaturali, ecco, secondo il folklore pre-islamico e poi islamico, simili per dirvi agli spiritelli del piccolo popolo, comunque anche creature, molto spesso vengono anche viste simili a demoni. Anche se non solo, perché in realtà il concetto di jinn non è proprio il concetto di demone che abbiamo noi, comunque in realtà c'è anche il concetto di Iblis, che in realtà è già più vicino al nostro concetto di diavolo. Loro se lo spiegavano così, per dire, in certe culture il discorso dei comportamenti più o meno ascrivibili alla norma, diciamo, della massa, venivano spiegati come un discorso di possessione da parte di spiriti maligni, spiriti dei morti. Spiriti
spiriti vari, o creature varie del folklore soprannaturale. Allora, con Locke le malattie della mente diventano cattivi associazioni di idee o di passioni, idee o passioni confuse, riconducibili a esperienze traumatiche o disordinate. A quel punto era anche concepibile un trattamento della malattia mentale volto a rimettere in ordine le idee e le passioni attraverso una terapia morale, cioè non medica, che doveva inserire il malato in un ambiente ordinato, piacevole e tranquillizzante. Cosa che in realtà la psichiatria non ha mai fatto, perché in realtà loro, le persone sgradite, sgradite ai parenti, perché molto spesso venivano appunto internate semplicemente perché erano sgradite al parentato, o le persone che erano difformi da qualcosa, come ad esempio potevano essere gli anarchici, le donne che si prostituivano, le persone che soffrivano di pellagra, comunque anche persone che avevano sindromi particolari. Venivano internati in ambienti che non erano per niente piacevoli, tranquillizzanti, ordinati, ma anzi erano dei veri e propri lager, i cosiddetti manicomi. Peraltro la psichiatria fin dalle origini in realtà è sempre stata anche classista, oltre che razzista, perché se una persona era ricca, poteva pagare, non veniva internata nel manicomio dove venivano internati i poveracci, ma veniva internata in questi sanatori, case di cura che sì, per quanto fossero comunque, avessero comunque delle restrizioni, non erano paragonabili agli inferni che invece, dove invece venivano internati i poveracci dei bassi fondi. Quindi la psichiatria è sempre stata classista anche fin dal principio, perché se il cosiddetto paziente poteva pagare, ecco, lo mettevano diciamo in una casetta, lo tenevano lì diciamo curabile, curato, perché comunque il paziente in questione doveva stare bene, perché poi doveva sganciare questi. Mentre invece la povera prostituta dei bassi fondi o la persona che magari appunto soffriva di pellagra, il contadino che soffriva di pellagra, venivano buttati lì nello stanzino del manicomio a marcire. La psichiatria nasceva alla fine del Settecento quando Philippe Pinel definì la follia una disfunzione mentale, in contrapposizione alla concezione della pazzia come disfunzione del sistema nervoso, che prevaleva nella neuropatologia di William Cullen. Questi suggeriva il contenimento fisico del paziente, mentre Pinel medicalizzava l'alienazione mentale secondo la tradizione ipocratica, elaborando una psicopatologia del tutto particolare, pur aderendo alle esperienze non mediche di trattamento morale della follia. Nel 1822 e nel 1826 Antoine Bile descriveva l'evoluzione anatomo-clinica delle paralisi generali progressiva, che riteneva causata da un'infiammazione cronica delle meningi. Emergeva un primo concetto anatomo-clinico applicabile agli studi del comportamento. Per Bayer le paralisi progressive erano un'entità clinica specifica dovuta a una lesione organica e non la complicazione di una malattia mentale. Anche qui in altre culture, invece, ripeto, le malattie venivano spiegate con l'influsso di demoni, piuttosto di spiriti maligni, piuttosto magari anche di spiriti dei morti vendicativi. Quindi anche qui questo discorso lo si può comunque ampliare andando a vedere anche altre culture. Lo stesso discorso doveva valere per la maggior parte delle alienazioni mentali. Il concetto neurofisiologico della malattia nervosa si affermava nella seconda metà dell'Ottocento sulla spinta di una concezione degenerativa della malattia mentale nel contesto della trasformazione in senso fisiopatologico e sperimentale della medicina. Con Kraepelin e Bleuler la malattia mentale veniva concettualizzata secondo i nuovi modelli biologici della fisiopatologia e della biochimica del sistema nervoso, cercando di catturarne le regolarità al di là della variabilità clinica individuale. Praticamente, da un punto di vista biomedico, si trattava di una condizione in cui si doveva cercare una diagnosi medica basata su segni e sintomi che rimandasse all'identificazione di processi patologici sottostanti. La strategia terapeutica prefigurava trattamenti fisici anche aberranti, perché, come dicevo prima, erano in gran parte anche mutuati dai trattamenti che l'Inquisizione praticava ai cosiddetti eretici, quindi il contenimento forzato in luoghi angusti, in carcere per dire, segregati, legati, il discorso dei bagni gelidi, il discorso comunque del tenere le persone in stati anche igienici pessimi, no? Quindi, negli ultimi decenni dell'Ottocento si affacciano però sulla scena della psichiatria le dottrine psicodinamiche di Janet, Breuer, Minkowski e Freud.
che inquadravano la malattia mentale nel contesto di un parallelismo psicofisico che assumeva una separazione tra mente e cervello e presupponevano una validazione empirica attraverso il successo terapeutico della nosologia psicopatologica. Il disturbo mentale diventava un'afflizione personale, la cui natura individuabile può essere esaminata attraverso la terapia, il cui trattamento avviene attraverso la presa di consapevolezza e l'accordo su un programma di recupero. Tra l'altro, l'avevo già dimostrato in altri video, sempre dedicati a Freud e non solo, tenete presente che la psichiatria delle origini era anche abbastanza misogina, anche perché comunque anche in altri settori della cosiddetta medicina, poi sotto magari vi metterò un approfondimento, della cosiddetta scienza del tempo, sotto vi metterò un approfondimento, si riteneva che le donne fossero, e questo ovviamente era già così, comunque già con le idee aristotelite. Comunque si riteneva che la donna fosse comunque inferiore, malformata rispetto all'uomo, e anche per dire il cosiddetto disturbo di isteria, in realtà era, traducendolo, è utero delirante, perché appunto si riteneva che la donna fosse più soggetta rispetto all'uomo a questi stati di isteria, di parassismo, di follia, proprio perché veniva considerata meno razionale, veniva considerata una mentecatta, veniva considerata inferiore psicofisicamente all'uomo. Quindi molti di questi fisiopatologi, psichiatri ottocenteschi o anche medici, eccetera, eccetera, e non solo teologi o comunque filosofi del tempo, ritenevano appunto che la donna in realtà fosse più soggetta a questi stati di follia, pazzia, incubi, allucinazioni, proprio perché meno razionale, meno intelligente dell'uomo, quindi più propensa a sviluppare malattie mentali. Difatti la prima psichiatria tendeva molto a colpevolizzare la donna con questa etichetta, con questo, diciamo, stigma dell'isteria, dell'isterismo. E l'ho spiegato prima come lo curavano anche tramite abrasione con i ferri roventi degli organi genitali. Sotto poi clitoridectomia, che in realtà oggigiorno le persone pensano che sia praticata solo in Africa, non è così perché in realtà era stata praticata anche nella medicina occidentale, è stata praticata più o meno fino agli anni 50 in America. Poi sotto vi metterò degli approfondimenti, così chi volesse andare a controllare va a controllare. Nel corso della prima metà del Novecento, la contrapposizione tra concetto psicodinamico e concetto biologico della malattia mentale si radicalizzava e si creava le condizioni perché dopo la Seconda Guerra Mondiale si affermasse una percezione negativa della psichiatria e della neurologia clinica, sia per i contributi teorici e pratici alle politiche di discriminazione e repressioni su basi razziste, ideologiche e sessuali, sia per il fatto che alcuni trattamenti cosiddetti somatici delle malattie psichiatriche risultavano di dubbia efficacia e piuttosto barbari all'apparenza, shock terapie, malarioterapie, lobotomia. Adesso questa pagina la inquadro, 107, ci troviamo qui. Ecco, prima che qualcuno dica che non è vero niente, che me lo sono inventato, che ho letto male, che mi sono inventata di leggere cose che non esistono, le mie allucinazioni, i miei deliri. Infatti, in realtà, come avevo già detto in un altro video, la psichiatria, oltre che misogina, era anche, e classista, peraltro, era anche razzista, perché loro per un periodo, e fu Cartwright, peraltro, a postularlo, loro sostenevano che le persone afroamericane fossero, diciamo, biologicamente portate per essere schiave, per essere servili. E se ovviamente una persona afroamericana si ribellava a questa cosa, si ribellava al discorso dell'apartheid, si ribellava al discorso ad esempio dello schiavismo nei campi di cotone, e il psichiatra in questione, questa persona era malata, soffriva di disturbo di drapetomania, che è stato appunto in vigore per un po', dove loro ritenevano che le persone afroamericane che volevano la libertà, l'emancipazione, si pensi anche. Che adesso vi sto parlando di un periodo che comunque è in contemporanea col Ku Klux Klan, eh? Avevo già fatto una serie di video sul Ku Klux Klan, quindi
Ripeto, sono argomenti che viaggiano su binari paralleli, quindi il discorso, ad esempio, della teologia, della misoginia contro la donna, il discorso della nascita della psichiatria, di come loro hanno diffamato le donne da un punto di vista fisiologico, anche andando a prendere le idee aristoteliche, le idee teologiche misogine, il discorso del Ku Klux Klan, dell'emancipazione degli afroamericani, di come poi la psichiatria in realtà reagì agli inizi all'emancipazione degli afroamericani, sono tutti argomenti che corrono paralleli, su binari paralleli, esattamente poi come anche il discorso dell'omotransfobia che è stata foraggiata, viene ancora foraggiata se andate a cercare nella psichiatria fatta da tizi cattolici, ultracattolici, è stata foraggiata non solo dalle religioni, ma anche dalla psichiatria. Quindi sono proprio tutti argomenti paralleli, viaggiano proprio su binari paralleli. E di fatti non è un caso che questo periodo che vi sto citando, di questi autori che vi ho citato, sono appunto autori in realtà quasi contemporanei al discorso del Ku Klux Klan, la nascita del Ku Klux Klan, e poi il discorso di cosa il Ku Klux Klan faceva nei confronti degli schiavi, ancora prima dell'arrivo del Ku Klux Klan, in realtà la piaga dello schiavismo, delle guerre civili americane. E la psichiatria si schierò invece non dalla parte non si schierò dalla parte appunto delle vittime, quindi delle persone che venivano schiavizzate, ma si schierò dalla parte degli aguzzini, ideando appunto il cosiddetto disturbo di drapetomania, dove appunto si indicavano che le persone che volevano la libertà erano malate mentali, le persone afroamericane che volevano la libertà erano malate mentali. Ci sono delle interviste che sono state fatte a persone che si occupano di antipsichiatria da un punto di vista di critica anche al discorso razzista che la psichiatria ha promulgato, e sono andate avanti a promulgarla fino agli anni 70, anche con l'arrivo del discorso della guerra del Vietnam, che loro appunto parlano, sono appunto afroamericani che parlano di, poi sotto vi metterò appunto i loro interventi, che parlano di questa cosa. E la cura per la drapetomania erano le frustate. Quindi questa cosa qui è verissima, cioè la psichiatria ha sempre valorato la misoginia, il classismo e il razzismo, ma loro li consideravano proprio cose normali. Cioè, per questi tizi che vi ho citato prima, anche altri in realtà, soprattutto per dire Benjamin Rush, Cartwright, o anche quelli del Novecento, per dire Freeman, concetti come la misoginia, il razzismo e il classismo erano la normalità. Cioè non erano quelli i problemi, i disturbi, no, erano il discorso della misoginia, quindi dell'odio per la donna o della discriminazione su base razzista. Per la psichiatria di quel tempo, per la psichiatria degli inizi, comunque fino agli anni 50, erano la normalità. Questa cosa è una cosa che è stata detta anche da Thomas Sacks, comunque è stata detta per dire dalle autrici femministe che hanno criticato la psichiatria, non sono tantissime, però qualcuna c'è stata. Per la psichiatria era perfettamente lecito che la donna fosse sottomessa all'uomo, anzi, se la donna si ribellava perché voleva l'emancipazione, chiedeva pari diritti, era una malata di isteria. Cioè, erano le donne che si ribellavano al dominio dell'uomo per loro che erano le malate mentali da curare. Non il contrario, cioè non il fatto che chi approvava questo discorso di aberrazioni, discriminazioni, per loro era la normalità quello. Cioè, difatti la psichiatria in realtà è sempre stata dalla parte dell'ordine precostituito, ha sempre sedato il dissenso, per loro, ripeto, questo periodo che vi ho letto della psichiatria, loro consideravano normale, cioè ordine normale, da preservarsi, da mantenersi, la misoginia, quindi la discriminazione contro la donna, il razzismo e anche il classismo. E chiunque usasse, soprattutto gli attivisti, per dire gli anarchici che come anche i socialisti, i primi socialisti nell'Ottocento, che combattevano contro queste discriminazioni, per dire le prime sindacaliste, i primi sindacalisti, si battevano per i diritti degli operai, gli anarchici, il movimento anarchico, le donne anarchiche anche, che si sono occupate della questione dei diritti delle donne a tempo, per dire. Loro venivano tutti, cioè se venivano presi, a parte venivano manganellati per strada durante le manifestazioni, ma venivano anche molto spesso criminalizzati e denigrati con queste etichette psichiatriche che subivano anche questi trattamenti di
di cura psichiatrica si usavano ribellarsi all'ordine precostituito, perché la psichiatria è nata con l'intento di reprimere il dissenso, reprimere la persona unica, il singolo. Questa poi è una citazione presa da Max Stirner. Reprimere il singolo perché devono tutelare l'ordine precostituito, e siccome l'ordine precostituito maggioritario della maggioranza della che domina era l'ordine borghese, cattolico, eterosessuale, è evidente che tutto ciò che andasse contro l'ordine borghese, cattolico ed eterosessuale era una malattia mentale. L'anarchia era considerata malattia mentale. Le persone che combattevano per i diritti degli operai, delle donne, erano considerati malati mentali, ribelli alla normalità del sistema. Cioè, questa è la storia della psichiatria, gente mia, è questa qui la storia della psichiatria, non quello che vi raccontate voi della panacea di tutti i mali, del benessere per tutti, ricchi, grandi, piccini, bambini, cioè, è questa qui la storia oggettiva del fenomeno, della roba che difendete, questa qui è la storia. Difatti, ripeto, le persone che venivano appunto considerate dissenzienti, ribelli, malati mentali, venivano appunto brutalizzati con metodi di tortura. Lobotomia, elettroshock. L'elettroshock peraltro è ancora praticato. Allora, queste terapie, che terapie non erano perché erano metodi di tortura, si basavano su idee biologiche piuttosto ingenue, ma in alcuni casi, come quella della malarioterapia, ebbero larghissima diffusione. La malarioterapia consisteva nell'indurre nel paziente l'infezione malarica con sangue infetto, facendolo fungere da una zanzara infetta per curare soprattutto la paralisi progressiva, ma spesso anche per trattare casi di schizofrenia. Vabbè, che cosa c'entrasse la cosiddetta schizofrenia con la malaria? Questa è una cosa che bisogna chiedere ai luminari del tempo, ma vabbè. Alla base vi era l'idea che la febbre o qualche meccanismo fisiologico immunitario indotto dalla malaria contrastasse l'azione dell'agente della sifilide, o più genericamente che lo shock febbrile fosse efficace per far regredire i sintomi dei disturbi neurologici. Grazie anche al fatto che rappresentava un'opportunità unica per i malariologi di studiare sperimentalmente la malaria umana, la pratica si diffuse in tutto il mondo occidentale con la nascita di attrezzati centri di malarioterapia, poiché in ogni caso si aveva una certa percentuale di successi nel trattamento della paralisi progressiva, che non lasciava normalmente alcuna speranza, l'inventore della malarioterapia, Werner Jaurer, è stato premiato con il Nobel nel 1927. Tra l'altro, i Nobel dati a psichiatri sono pochissimi, mi pare che siano appunto giusto due, non di più. Avevo appunto letto una statistica di premi Nobel, se voi andate a vedere. Gli unici a cui l'hanno dato sono giusto due, due su una caterva di altri nomi, proprio perché in realtà non ci sono dei successi così acclamati, inconfutabili delle loro terapie. È vero il contrario, è vero il contrario. Nella seconda metà del Novecento si sviluppò una cultura antipsichiatrica, ispirata alle critiche psicodinamiche freudiane e post-freudiane al modello organicista della malattia mentale, ma soprattutto fondata su analisi socio-politiche della funzione del medico, visto come agente di controllo sociale che attraverso la diagnosi può assegnare o meno al soggetto il ruolo di infermo. Difatti, come dicono sempre gli antipsichiatri, il cosiddetto malato mentale, non è lui che si definisce così, sono gli altri che lo definiscono così, o meglio gli altri, lo psichiatra, che stabilisce che cos'è malattia mentale. Stabiliscono loro nei loro DSM senza manco chiederlo ai diretti interessati. Il diretto interessato bibliomane non vi dice che è malattia mentale, il suo modo di personale modo di relazionarsi ai libri. Però vabbè, quello che dicono i diretti interessati a questi personaggi non frega niente, perché tanto l'importante è quello che dicono loro. Allora, l'antipsichiatria si rifaceva, l'abbiamo detto, alle scoperte antropologiche che mostravano come in certe società la paranoia sia un comportamento che suscita ammirazione. Per esempio, nelle società sciamaniche, per dire, la cosiddetta schizofrenia, come la chiamano loro, non è ritenuta malattia. Se voi, per esempio, andate nei contesti, per dire, dove si pratica il voodoo o comunque i culti afro, anche sincretizzati col cattolicesimo, per loro è normale che durante la cerimonia delle persone parlino con più voci o abbiano diversi tipi di personalità. Lo considerano parte del loro culto, quindi.
Allora, l'altruismo è considerato una manifestazione, quindi in certe culture l'altruismo è considerato una manifestazione di follia, vedeva nella malattia mentale una strategia per fronteggiare situazioni di disagio. Ad esempio la teoria di Ronald Lange che concepisce la schizofrenia come autoterapia. E questo, allora, Lange io non l'ho letto per integrale perché non l'ho ancora trovato in formato integrale, l'ho letto, diciamo, sintetizzato su alcuni libri che trattavano di antipsichiatria. E devo dire che il tema mi piacerebbe riprenderlo, però ovviamente non con la vulgata psichiatrica, ma dando voce ai diretti interessati. Mi era parzialmente successo di ricevere dei commenti, però in forma privata, da una persona che appunto mi aveva linkato del materiale, mi aveva appunto parlato di questa cosa, ad esempio del cosiddetto linguaggio schizofrenico. Aveva appunto veniva visto non come problema, ma come forma di linguaggio che è talmente tanto stratificato che appunto viene considerato senza senso dagli altri, proprio perché gli altri non ci arrivano a capire i collegamenti logici tra una frase e l'altra. E questo appunto secondo me sarebbe appunto da dare maggior spazio non tanto a chi magari studia queste cose come me, che comunque non è una diretta interessata, ma i diretti interessati, cioè le persone che appunto vengono diagnosticate con quella diagnosi lì, perché sono loro che devono in un certo senso esporsi per far sì che lo stigma che li colpisce, lo stigma psichiatrico che li colpisce, sia ridimensionato, comunque annullato. Esattamente come hanno fatto prima di loro gli omosessuali, per dire, o anche come stanno facendo i transgender. Quando queste persone si sono messe insieme e hanno combattuto per i loro diritti, lo stigma che li colpiva, nel caso ad esempio degli omosessuali, è caduto. Cioè gli psichiatri, hanno, o anche per dire ancora prima degli omosessuali e femministe, per i diritti delle donne, lo stigma che colpiva le donne, quindi l'abbiamo con l'isteria citato prima, poi nel discorso degli omosessuali che erano appunto visti come invertiti malati, quando loro hanno combattuto per i loro diritti tra gli anni 70 e 80, lo stigma nei loro confronti è caduto e gli psichiatri sono stati costretti a togliere dal DSM, che è la loro Bibbia psichiatrica, il disturbo di omosessualità. Difatti non viene più ritenuta malattia mentale o perversione. È una cosa che stanno tentando di fare anche le persone transgender, anche se poi ovviamente mettono sempre i bastoni tra le ruote, no? I personaggi di mia conoscenza mettono sempre i bastoni tra le ruote. Però questa stessa identica cosa la dovrebbero fare anche le altre persone che comunque sono ancora vittime di stigma psichiatrico. Per dire, questa vabbè, comunque è una cosa che magari approfondirò più là se avrò ovviamente bibliografia sulla tematica, perché purtroppo secondo me la bibliografia qua in Italia su questo argomento è in sintesi o comunque non è tutto tradotto, quindi è un tema che affronterò magari più là se mai ci sarà occasione. Comunque, tenete presente che appunto per Lange, il cosiddetto ex psichiatra pentito, padre dell'antipsichiatria, appunto la cosiddetta schizofrenia che viene vista come malattia, in realtà lui, appunto nelle sue analisi, l'ha proposta come una forma di autoterapia per la persona che viene diagnosticata come tale, quindi non come una sorta di malattia da far passare tramite farmaci o spappolamenti del cervello, ma come una sorta appunto di autoterapia o comunque di lavoro da fare su se stessi. Quindi anche questo è uno spunto che te tengo presente, anzi spero magari un giorno di poter parlare con i diretti interessati, perché mi era parzialmente capitato di parlare con questa persona che però è rimasta anonima e mi aveva dato un po' questo spunto, uno scritto da scaricarsi, però poi non si è più fatta sentire. Io avevo provato a fargli delle domande, a chiedergli anche se voleva scrivere un contributo che poi avrei, diciamo, messo sui miei siti, però questa persona poi è sparita, quindi mi ha lasciato un unico commento, quindi non ho avuto modo poi di approfondire, però per dire, tenetelo comunque presente, che è comunque un concetto interessante e mi piacerebbe approfondire. Anche Thomas Satz, che poi è il mio preferito, criticava la diagnosi psichiatrica in quanto sarebbe fondata su giudizi morali della società mascherati da dottrine mediche. Lo dicevo prima. Se voi fate una lastra di un cervello di una persona che viene diagnosticata con una presunta problematica mentale, non salta fuori niente. Cioè non salta fuori una zona del cervello, a meno che questa persona, ripeto, non abbia un danno cerebrale vero,
tipo una frattura, una zona del cervello che si è spappolata, cose del genere. Quello è un danno vero, che è visibile magari pure all'occhio nudo, per dire, perché è una cicatrice, per dire, è visibile ad occhio nudo. Una ferita al cranio è visibile ad occhio nudo, per dire. Però, ripeto, se voi prendete una qualsiasi persona che venga diagnosticata con queste etichette insopportabili e fate delle analisi mediche, una lastra al cervello, non salta fuori niente. Proprio perché sono comportamenti, non sono malformazioni del cervello, anche se poi loro ovviamente vogliono farle passare come tale, perché ovviamente si devono appellare a questa cosa per poter essere considerati una scienza e rientrare nel mondo della medicina. Però ripeto, non c'è niente di scientifico, nelle loro diagnosi non c'è niente di scientifico, tanto più che se voi andate a raccontare dei generici sintomi di ansia, e andate da 10 personaggi diversi tra di loro, tutti e 10 vi daranno 10 diagnosi diverse. Questa cosa è già stata dimostrata da diversi attivisti che andavano, li hanno trollati così, andavano appunto a raccontare una storiella, diciamo, inventata con dei sintomi e ricevevano ogni volta una diagnosi diversa. Segno che appunto in realtà non sanno mettersi d'accordo neanche tra di loro, cioè neanche quando fanno il DSM tra di loro, sanno mettersi d'accordo su cosa sia una malattia, cosa siano i sintomi di una malattia. E avevo già dimostrato che peraltro molto spesso quello che loro ritengono che siano dei campanelli di allarme che testimoniano una cosiddetta malattia, in realtà sono delle sensazioni e degli stati d'animo che proviamo tutti. Cioè, chi è che non ha mai provato un discorso di ansia, per dire, o un discorso di euforia? Ma tutti li proviamo nella vita, bene o male, in determinate situazioni. Però sono stati d'animo, non sono malattie. L'antipsichiatria criticava il modello medico della malattia mentale, sostenendo che sono le istituzioni a creare l'alienazione. È vero. Infatti, appunto, ripeto, lo dicevo già in altri video, il problema delle persone transgender non è la cosiddetta disforia di genere, altra etichetta che io dipendesse da me la cambierei, cioè se fossi una diretta interessata la cambierei, perché comunque è stigmatizzante, essendo il contrario dell'euforia, indica un senso di peso, è stigmatizzante e reifica queste persone a uno stato di patologia perenne. Comunque, le persone cosiddette sofferenti della questa cosiddetta disforia di genere, il problema non è la loro cosiddetta disforia di genere, cioè non è la loro volontà di cambiare aspetto estetico, ma è le persone che li fanno sentire sbagliati, pervertiti, malati, mentecatti. E questo è il problema. Cioè, il loro problema sono le persone. Sono gli altri che si fanno i fatti loro, che vanno a sminuzzare, vanno a trollare, vanno a insultare, vanno a picchiarli, vanno a denigrarli, vanno a ghettizzarli. Il problema di queste persone è la società, non è loro, non sono loro. Perché se un uomo sente che, ecco, nato uomo, nato maschio biologicamente, sente di non appartenere comunque a quell'identità lì. E decide di avere un aspetto estetico che sente più confacente al suo gusto, alla sua psicologia, quindi un aspetto estetico femminile. Decide di indossare una gonna. Il problema non è che lui indossa la gonna, ma come verrà accolto dalle persone che lo vedono così. Cioè, è questo il problema di queste persone. Il problema di queste persone è il giudizio degli altri, come la società li maltratta, non quello che loro vogliono fare sul loro corpo. Così come appunto il problema degli omosessuali, prima che appunto fosse la loro omosessualità fosse tolta dal DSM, non era ciò che piaceva a loro, tra di loro, ma era come la società li perseguitava, li internava ad esempio nei manicomi, quando non andava bene, altrimenti li lapidava o li bruciavano direttamente nei roghi, o li pestavano a sangue. Oppure, per dire, li segregavano nei lager, ecco, triangoli rosa. Quando lo stigma contro di loro, stigma psichiatrico e anche religioso contro di loro è caduto, queste persone si sono sentite libere. Non è mai stato un problema. Il problema non è mai stata la loro passione omoerotica, è sempre stata la società che li ha fatti sentire sbagliati. Cioè, la persona transgender non si suicida perché è transgender, si suicida perché il resto del mondo la porta a suicidarsi. E le cose stanno così, è inutile che cercate
scusanti, scappatoie, no, ma io non sono omotransfobico, no, non sei omotransfobico, però sei lì a trollare, sei lì a schiacciare, sei lì a offendere queste persone. Quindi contribuisci allo stigma, contribuisci all'odio contro di loro. Sei un ragazzino che indossa i pantaloni rosa, si suicida perché viene preso in giro dai suoi compagni, il problema non sono i pantaloni rosa, il problema sono i suoi compagni che hanno fatto del bullismo contro di lui. Cioè, le cose stanno così, è inutile che ve la girate intorno dicendo addirittura no, ma l'omotransfobia non esiste, l'omotransfobia in realtà siete voi che volete la cancel culture. Cioè, veramente, ma ripeto, ma la gente che pensa così, ma i libri li ha letti? Cioè, apritelo un libro ogni tanto, non è che vi fa male, eh. Ho capito che per la psichiatria l'aprire di troppi libri è malattia mentale, però vi assicuro che se leggete troppi libri state solo bene. Vabbè. Allora, abbiamo detto quindi che per la psichiatria, quindi per Thomas Sacks, per chi la pensa come lui, esattamente come la sottoscritta, sono appunto le istituzioni, l'ordine catto, borghese, eteronormativo che crea l'alienazione alle altre persone che non sono così, e che le etichette diagnostiche degli psichiatrici sono strumenti di controllo sociale. Appunto perché creano le categorie, creano lo stigma, creano la reificazione a presunte etichette, dove la persona non è più una persona, ma diventa lo schizofrenico, il paranoico, il depresso. Il movimento antipsichiatrico si caratterizzava soprattutto politicamente, favorendo politiche sanitarie che riducevano l'emarginazione dei malati di mente, ottenendo ad esempio in Italia, attraverso l'azione svolta da Franco Basaglia, una legge di riforma dell'assistenza psichiatrica che ha portato alla chiusura dei manicomi. E ha portato alla chiusura dei manicomi, lo dico ai signorini, quelli che osannano la psichiatria, perché erano dei lager. E la gente ci moriva, e quello è il punto, erano dei lager. Allora, vediamo se. Allora, direi adesso questo di interromperlo, perché sono già venuti 40 minuti di video, e di concludere diciamo, il capitolo in un video a parte.